nella Terra Santa, è salito sul monte Sinai, dove Dio diede i comandamenti a Mosè, è andato ad attingere alla fonte la luce che risplendeva sul volto di Mosè, e con la luce che si riverberava sul suo stesso volto ha ricordato al mondo i 10 comandamenti, che sono le 10 vie, le 10 corsie dell'unica via perché l'uomo viva bene la sua esistenza. E ha richiamato l'umanità all'osservanza dei comandamenti di Dio, che sono la base per vivere bene nei 3 rapporti, nei 3 parametri, con Dio, con gli altri, con te stesso. Oggi questi 10 comandamenti sono manomessi, non sono accettati, perché l'uomo vuole fare da sé, ed ecco la causa dello scompiglio della vita umana, l'oscuramento della mente nei rapporti con Dio, la ribellione a Lui. Ecco il travaglio che l'uomo sente in se stesso, perché non accetta se stesso nella luce di Dio. Ecco il trambusto in cui noi ci troviamo a tutti i livelli, nei rapporti con gli altri, con il fratello e la sorella che ci sta accanto, in famiglia, in società, tra le nazioni. Il Signore ci richiama all'osservanza dei Suoi comandamenti, e questa mattina noi vogliamo vedere qual è il peccato nostro, il peccato che noi mettiamo dentro di noi e dentro gli altri, il peccato che domina in questo mondo, ed è appunto il disprezzo di Dio, il disprezzo degli altri, il disprezzo di se stessi, cioè il rifiuto della legge del Signore, della luce, del consiglio del nostro Padre che ci ha creati. Abbiamo disprezzato Dio, non abbiamo accettato Dio, ed ecco il disprezzo di Dio, il disprezzo del fratello, il disprezzo di noi stessi, cioè il disprezzo della vita. Questo è il grande peccato dell'umanità di oggi, è l'avvilimento della vita, che non è la vita dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, non è la vita del figlio di Dio che deve rapportarsi al Padre, deve considerare gli uomini propri fratelli, deve considerare se stesso sacrario della luce divina, della vita divina. È l'avvilimento della vita, questo è il grande peccato. Dio ci ha creati belli, grandi. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, gli ha dato la mente, il cuore, le facoltà creative, e l'uomo ha avvilito la propria vita. Chiediamo allora al Signore il perdono del grande peccato, che è l'avvilimento della vita, il disprezzo della vita, cioè il disprezzo di Dio, il disprezzo degli altri, il disprezzo di se stesso, il disprezzo della stessa vita come Dio l'aveva concepito, perché l'uomo fosse quella creatura in dialogo con Lui, in dialogo con gli altri, interprete di tutta la creazione per dare gloria a Lui. O Signore, Dio onnipotente ed eterno, o Signore, noi ci prostriamo davanti a Te, noi abbiamo peccato, noi siamo partecipi del peccato del mondo, anche noi ci siamo avviliti, non abbiamo conosciuto la nostra vocazione,
non abbiamo camminato secondo la nostra vocazione, non abbiamo rispettato la vita, non abbiamo rispettato te, fonte della vita, non abbiamo rispettato gli altri, non abbiamo rispettato noi stessi, soprattutto ci siamo avviliti noi stessi. Ed è per questo che chiediamo perdono in questo momento. Scenda la tua acqua, Signore, su di noi, l'acqua del tuo Santo Spirito, e ci lavi da questo peccato, lavi questa terra da questo peccato, e la tua grazia scenda ancora su di noi, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. O Dio, eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, o Signore, questo sale, come ordinassi al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia. A quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza, e noi canteremo l'inno di grazia e di lode al Signore. Sgorga, o acqua, dal costato di Cristo. Lava, o acqua, che sgorga dal costato di Cristo, le nostre anime. Sgorga dal costato di Cristo l'acqua della salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte. Egli disse: seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Levi preparò un grande banchetto nella sua casa e c'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Parola del Signore. Gesù passa, passa anche qui questa mattina e ti chiama per nome,
e ti invita a lasciare e a seguirlo. Levi, Matteo, lascia il banco di vendita, il banco di riscossione delle imposte, folgorato dalla grazia divina, segue colui che lo aveva chiamato, diventa suo discepolo e cammina per quella via che era Gesù stesso, la via dell'uomo. La via indicata da Dio e che l'uomo aveva dimenticato. Anche tu questa mattina sei chiamato per nome, e chi ti chiama è colui che è venuto dal cielo per richiamare l'uomo, per dire all'uomo qual è la sua identità di figli di Dio, qual è la sua vocazione, per dire all'uomo: vieni e seguimi. Anche tu sei chiamato a lasciare e seguire. Non si può seguire, non si può camminare senza lasciare. E tu sei chiamato a lasciare questa mattina, dopo aver accolto l'invito personale che Dio, fatto uomo, ti rivolge, perché ritrovi in Lui la vita, ritrovare la vita. Fratello, sorella, che ti lamenti della vita, che ti lamenti di te stesso, colui che è la vita passa davanti a te e ti invita a seguirlo, perché tu ritrovi la vita in Lui, ritrovi te stesso in Lui, la regione d'essere, perché tu di nuovo cominci a camminare sulle alture, perché cammini in basso. Così torniamo alla prima lettura, all'invito che il Signore ci dice di ascoltare la sua voce e alla promessa che ci dà: io ti farò calcare le alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre. Ecco, l'uomo è chiamato a risalire in alto verso colui che è sceso nel basso e riporta l'uomo all'alto. A innestarti in Gesù ti chiama il Signore, perché tu comprenda in Lui te stesso, la tua vocazione, la tua vita, e perché dal basso, dove sei, possa camminare verso l'alto. Se seguirai Lui, Egli ti farà calcare le alture della terra, ti farà gustare l'eredità di tuo padre, ti farà gustare il dono della vita, che è la vita di Dio trasmessa a te, perché tu viva non nelle bassure ma nelle alture, perché tu viva la vita, non quella del basso, non quella della terra, non quella degli animali, ma quella dell'alto, quella di Dio. Fratelli e sorelle, questo camminare sulle alture passa attraverso l'osservanza dei comandamenti di Dio, che Gesù ti ripete, perché nessun iota, dice Lui, cade dalla legge.
i 10 comandamenti sono validi e che rivivano bellamente nella pratica dell'amore, dell'amore verso Dio, dell'amore verso il prossimo, dell'amore verso te stesso. Il Signore ci richiama alle alture e ci richiama a praticare l'amore vero quando ci richiama l'osservanza dei comandamenti. Ecco cosa dice il Signore: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, e poi si offrirai il pane all'affamato e lo sazierai, allora brillerà tra le tenebre la tua luce. Perché non abbiamo la luce di Dio, quella luce che Mosè ricevette sul suo volto nel Monte Santo, quando si incontrò con Dio, quando ascoltò la voce di Dio? Perché non abbiamo quella luce che illumina così anche il nostro cammino? Perché riflettiamo sul nostro cammino la luce del Signore e sappiamo dove mettere i piedi, perché il nostro cammino diventa luminoso e non possiamo inciampare, appunto perché noi ci siamo distaccati da Dio e abbiamo praticato la via dell'impietà, la via della menzogna nei rapporti col prossimo, abbiamo disprezzato il nostro fratello, abbiamo puntato il dito sul nostro fratello. Noi pratichiamo molto bene il contrario del quinto comandamento: non uccidere. Noi uccidiamo il fratello e uccidiamo la vita. È il grande comandamento che noi le diamo ogni giorno senza vedercene. Puntiamo il dito, uccidiamo il fratello col giudizio, la prima grande arma, con il cuore, con la lingua. Noi uccidiamo il fratello, disprezziamo la vita del fratello, lo avviliamo, lo calpestiamo, calpestiamo l'immagine di Dio nel fratello, non rispettiamo il figlio di Dio nel fratello, ed è per questo che cadiamo in basso, nelle bassure, camminiamo dalla terra e strisciamo come i serpenti, come gli animali sulla terra. Non siamo capaci di innalzarci un po' più in alto. La nostra vita è quella di strisciare per terra come gli animali, come i serpenti, perché non amiamo il fratello, non rispettiamo il fratello nella luce di Dio. Tu hai il fratello vicino, anziché aiutarlo, anziché liberarlo, anziché congratularti con lui, tu lo avvilisci. Ma ti dice di aiutare il fratello, di amare il fratello come te stesso. Se offrirai il pane all'affamato, se stasserai chi digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, non ci sarà in te più l'oscurità, sei come un meriggio. Ecco, la luce ti viene dall'osservanza dell'amore, l'altura ti viene dall'osservanza dell'amore. La nostra vita è in basso dove ci sono le tenebre, la nostra vita è oscura come la vita degli uomini che noi vediamo oggi, oscura, tenebrosa, perché non amiamo il fratello, non rispettiamo la sua vita, lo uccidiamo col giudizio, con la parola, con i sentimenti, lo disprezziamo la vita, è per questo che cadiamo in giù
e le tenebre ci ricoprono. Se tu invece amerai il fratello, se tu non punterai più il dito sul fratello, se tu lo difenderai, se tu aprirai il cuore verso il fratello, come fece Gesù, che camminò aprendo il cuore a tutti, perdonando i peccatori, liberando dalle tenebre dell'errore quelli che erano nell'errore, aiutando tutti, facendo dei beni a tutti. Se tu amerai il tuo prossimo sull'esempio di Gesù, allora ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorerà le tue ossa, non sarai più un uomo malato, perché Cristo è venuto per sanare i malati. Allora tu sarai come una sorgente d'acqua, le tue acque non inaridiscono il nostro cuore inaridito, dal nostro cuore non sgorga più acqua per dissetare il fratello. Abbiamo chiuso i pozzi, il pozzo del cuore al fratello, abbiamo chiuso la sorgente dell'acqua al fratello, negando l'amore, l'amore che vivifica. Se tu vuoi riedificare questo mondo, puoi riedificarlo soltanto nell'amore. Questa è l'osservanza dei comandamenti di Dio, i comandamenti della seconda tavola. E allora che tu riedificherai questo mondo, che il tuo peccato ha distrutto, che i peccati degli uomini continuano a distruggere, e allora che ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi. Siamo chiamati a restaurare il mondo, e lo restauriamo nella osservanza dei comandamenti di Dio, nell'osservanza della seconda tavola dei comandamenti di Dio, nell'amore, perché i comandamenti di Dio si riducono all'amore, l'amore del prossimo. In tutti i suoi articoli, l'amore del prossimo. E ci sono i comandamenti della prima tavola. Ci dice il Signore: se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari in giorno di sabato, se chiamerai il sabato tua delizia, venerando il giorno sacro al Signore, se non ti metterai in cammino durante il sabato a sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la tua delizia nel Signore. Ecco la prima tavola dei comandamenti di Dio che noi non osserviamo. Non rispettiamo innanzitutto il giorno del Signore, il Dies Domini, su cui il Papa ha tessuto una bella enciclica. Dies Domini. E violato il giorno del sabato. La domenica non esiste più, è una giornata come le altre. Si è perduto il senso del sacro, l'uomo si è innalzato ed è decaduto. Aveva cercato di innalzarsi fino al trono di Dio, di essere despota e padrone dei giorni, ed è decaduto come cadde Lucifero. Non osserviamo più il sabato, cioè il Signore, che è il padrone del sabato. La domenica non esiste più, è un giorno come gli altri giorni, è un giorno in cui noi ci dimentichiamo di Dio, per scrupolo, diciamo,
andiamo a messa, ma poi tutto il giorno è per noi. Ma nella legislazione empia che si è instaurata, perché i legislatori sono empi, questo in tutta l'Europa. Viviamo in un mondo in cui i governi, coloro che ci governano, non conoscono Dio. Siamo governati da atei in tutta l'Europa. E il giorno della festa non è più osservato. Ma noi siamo cristiani. Noi crediamo in Dio. E dobbiamo tornare in tutte le maniere ad osservare il giorno del Signore, perché ne abbiamo bisogno noi per elevarci. Dio non ha bisogno del sabato o della domenica, non ha bisogno delle nostre feste, non ha bisogno del nostro riposo. Siamo noi ad aver bisogno, del riposo per poter guardare in alto, guardare Dio, per poter fare riposare il nostro corpo e il nostro spirito, per coltivare noi stessi. E che non amiamo la nostra vita, ecco il disprezzo, l'avvilimento della vita. Non ci coltiviamo, e noi ci coltiviamo non andando a destra e a sinistra, non immergendoci nelle brutture di questo mondo perverso, ma noi ci leviamo coltivandoci nello spirito, agganciandoci a Dio, da cui procede la luce e la vita. Ecco perché serve il riposo festivo, perché ecco perché bisogna osservare la domenica. Allora brillerà la nostra luce, allora troveremo la delizia del Signore, allora ti farò calcare le alture della terra e ti farò gustare il cibo della vita. Ecco l'osservanza delle tue tavole, dove la legge che riguarda Dio, l'amore di Dio, dove la legge che riguarda il prossimo, l'amore del prossimo. Fratelli e sorelle, Gesù passa e ci chiama dietro a sé, ci chiama dalla bassura in cui noi ci troviamo, le nostre bassure. Basta guardare la televisione, basta guardare i giornali e apprendere le notizie che ci vengono ammanite ogni giorno. Basta guardare un po' la vita, come la conduciamo, per dire che camminiamo nelle bassure. La scienza va trovando vie nuove, non per elevare l'uomo, ma per avvenire l'uomo. La tecnica non serve per elevare l'uomo, ma per abbassare l'uomo. Il conversare umano, tutti questi mezzi di comunicazione con il capo di internet servono per avvenire l'uomo. Non è che l'uomo attraverso l'internet, attraverso la televisione, attraverso le comunicazioni, attraverso le vie sociali che solcono la terra, non si possa elevare, ma è l'uomo che usa male i beni che il Signore dà, abusa delle sue facoltà di invenzione, di intelletto, di volontà. L'uomo si è pervertito, ed è per questo che noi siamo nelle bassure. Questa manipolazione che avviene nell'essere umano, nella genetica, tutte queste arti infami che noi leggiamo, queste pratiche infami che vengono propalate, date in pasto a tutti, nei programmi televisivi, tutti questi avvilimenti dell'uomo, questo è il grande peccato dell'uomo, l'avvilimento della propria vita. Ama te stesso, dice il Signore, ama te stesso.
dobbiamo amarci, ed è per questo che dobbiamo risorgere dal basso e andare in alto, seguendo colui che ci ha dato la via, che lui stesso è la via, seguendo i comandamenti che lui ci ripete di osservare, praticando l'amore per Dio, l'amore verso il prossimo e l'amore vero verso se stesso. Chiediamo perdono al Signore questa mattina, ma chiediamo anche la luce e la forza di seguirlo, di staccarci, di dire di no a questo andazzo, di saper chiudere i canali che ci pervertono, di saper dire la parola buona a tutti, di indicare a tutti la luce, di indicare a tutti Cristo, Signore, Gesù il Liberatore. Dobbiamo tenere bene a mente che soltanto in Cristo Gesù l'uomo può essere risollevato, soltanto in Cristo Gesù trova la via per ascendere in alto e per essere se stesso. Qualunque altra via conduce l'uomo alla perdizione. Lui soltanto è la verità. Tutto ciò che lo combacia con quello che gli dice è menzogna, è inganno. E dobbiamo essere convinti di questo. Tutto ciò che non combacia con quanto Cristo ci ha detto è menzogna, è inganno, perché Lui è Lui soltanto è la verità. Non ci sono altre verità. Lui è la verità. E la vita è Lui. Fuori di Lui non c'è vita. Il Padre ha dato la vita al Figlio e il Figlio ha dato la vita agli uomini, perché come il Figlio vive per il Padre, così gli uomini vivono per il Figlio. La vera vita è in Lui, ed è soltanto in Lui che noi viviamo, altrimenti moriamo. Siamo nella morte, siamo destinati alla morte. La cultura nostra, la società nostra è destinata alla morte se non ritrova la via per rialzarsi, se non guarda di nuovo Cristo, se non cede all'invito di Cristo. Matteo, Levi, vieni e seguimi. Fu la salvezza di Levi, fu la salvezza di Matteo. Così anche per noi, così anche per il popolo nostro, per ciascuno di noi. Vieni e seguimi, vieni e seguimi. Io non ti rimprovero, sono venuto per te peccatore, popolo peccatore, sono venuto per te popolo malato. Non ha bisogno il sano del medico, non ha bisogno il giusto, ma tu sei un peccatore, tu sei malato. Il mondo di oggi è peccatore ed è malato, e più di ieri ha bisogno di Cristo, e Cristo ripassa in mezzo agli uomini e dice: venite dietro di me, sono venuto per voi. Apriamo gli occhi, fratelli e sorelle, apriamo gli occhi e risolleviamoci dalle bassure. Andiamo verso l'alto, amando noi stessi, la nostra vita, amando la vita degli altri, amando la vita che è Dio, osservando i comandamenti del Signore e seguendo Gesù. Noi ritroveremo la nostra luce, la nostra delizia, noi ritroveremo noi stessi, noi fatti d'immagine e somiglianza di Dio, noi chiamati a condividere la vita di Dio, noi chiamati a camminare con Dio nell'Eden da cui siamo stati espulsi tramite il peccato. Amen.